partiamo con una missione, va. Iniziane. L'ombra dell'amicizia, no. Natti mi ha inviato l'Uviagufo, l'ha chiesto di incontrare presso il capo del maniero. È piuttosto distante da Hogwarts, deve essere le tracce di Arpo. Andiamo. Se no, il bolcino d'oro. Ok. Va bene, facciamo questa. Siccome siamo distanti. Mappa generale. Questo sembra il più posto più vicino. Piacere rivederti, mio giovane amico. Anche per me. Meglio smontare. Ora l'aspettiamo. Ah, eccoti. Andiamo a sistemare Harlow. Andiamo. Sono pronto a distruggere Harlow una volta per tutte. Qual è il tuo piano? Ho ricevuto un gufo dalla signora Beagle. Si chiede se abbiamo avuto fortuna con Harlow. Ci suggerisce di raccogliere prove contro di lui da un amico vicino al capo del maniero. Però ci aveva detto di restarne fuori. Era stata inflessibile. Precisamente. Harlow sa che abbiamo salvato Archie e il signor Rabe. La lettera non è davvero della signora Beagle, giusto? Non credo. Harlow vuole tenderci un'imboscata. Ma ora il vantaggio è nostro. Possiamo prepararci. Siamo più forti di Harlow e lui lo sa. Ecco perché ricorre a tali trucchetti. Dobbiamo andare. Forse è meglio non agire in fretta. Se capisce che conosciamo i suoi piani, potrebbe annullare l'imboscata. Dobbiamo comportarci come si aspetta lui. Hai ragione. Va bene. Va bene, andiamo. Andiamo. Fantastico. Mettiamoci di nuovo nei guai. Tanto Il ci siamo regno di abituati. Harlow termina oggi. Forse dovremmo Fai strada informare tu? l'agente Singer dei nostri piani. Le ho già mandato un gufo per dirle che stiamo seguendo una pista che ci ha suggerito la signora Beagle. Temi che possa riferire tutto a tua madre? Lo farà di sicuro, ma pazienza. Sono stanca di nasconderle questa cosa. Mia madre deve capire che non sarò mai al sicuro dagli Ashwinder finché non lo saremo tutti. Darò loro la caccia finché non ne rimarrà neanche uno. E Brava. credo che lei lo sappia. Come lo sai tu? Io di sicuro. Tieni gli occhi aperti. Probabilmente Harlow è qui. Revelio. Sento che avvicina. Fa silenzio. Lui dov'è? Non lo so. Dovremmo dare un'occhiata in giro. Va bene, si comincia. Ingenuità della gioventù. Confringo! 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 Confringo!
così ti copri. Cazzo! Comprendo! Proteggo! Stupidissimo! Ti fido! Un erupente sarebbe più silenzioso. Cazzo! Confringo! Difendo! Peccato vedere un tale potenziale andare sprecato. La tutto qui quello che sapete fare? Ovviamente al fianco del suo fedelissimo compagno. Voi due avete creato non pochi guai ai miei interessi. Sì, davvero? Ma sareste quasi da ammirare. Quello che era un semplice fastidio è diventato un problema serio. Per fortuna posso sempre contare sulle mie doti di risolutore. Non finirà bene per voi. Confringo! Yes! Difendo! Crescendo! Arresto un momento. Confringo. Azzo. Proteggo. Confringo. Arresto un momento. Confringo. Difendo. Glacius!
attaccati! Difendo! Confringo! È andato? No, non è andato? Ciao Nahuel, grazie per il consiglio. Mega morta. È Noah? Veglia Natti. Cambiare la categoria, cosa intendi? Ah, questo. Sì. Come cavolo si fa qua? Modifiche. Hai ragione. Hogwarts Legacy. Perché non me l'ha cambiata? Ah ok, ora me l'ha cambiato. Grazie per avermelo ricordato. Mi ero dimenticato completamente. Andiamo avanti. Sei sicura di poter ricevere visite? Sì, madre. Mi sento meglio. Madre, e mamma! Un molto amico, che madre! Potrà farmi bene. D'accordo, dai del lei. Sai, però non affaticarti. Lo so, lo so. Ti lasci soli, signora! Ah, è un vero piacere vederti. Sono felice di vedere che stai bene. Sto meglio di quel che sembra. Sono ancora qui solo perché ha insistito mia madre. Così sta tranquilla. È giusto. Stato un sollievo quando mi ha detto che stavi bene. È solo grazie a te. Come ti senti? Beh, ho visto giorni migliori. Ma l'infermiera Blaney dice che sto migliorando. Natti, mi dispiace. È colpa mia se sei stata ferita. Cosa? Non è così. Non fartene una colpa. Quando ho visto Harlow puntarti la bacchetta contro, beh... Hai solo agito d'istinto. Credo sia stata un'azione istintiva. Non potevo stare immobile e lasciare che ti ferisse. E quindi non dovrei sentirmi in colpa? Certo che no. Non c'è nulla che tu avresti potuto... Oh, io non posso credere che ci ho messo così tanto a capirlo. Fece la sua scelta, distinto. Parlo di mio padre. Tu, amico mio, non hai colpa delle mie ferite oggi, così come io non ho colpa del sacrificio che compì mio padre anni fa. Per quel che so di lui, direi che hai preso molto da tuo padre. È gentile da parte tua dirlo. Spero davvero che sia così. È stata davvero dura, non è vero? Una battaglia qui a Hogwarts, intendo. E tutto quel che abbiamo fatto per far fuori Harlow e gli uomini di Rookwood. Ma lo abbiamo fatto. Rookwood è morto. Harlow è diretto ad Azkaban e il resto di quella gentaglia in fuga. Alcuni di loro rimarranno qui in giro a combattere qualche battaglia inutile. Ma l'organizzazione di Rookwood è annientata. Ora è tutto più sicuro, grazie a noi. Anzi, grazie a te. Grazie, ma siamo una squadra e formidabile. Tu, mio compagno d'avventura, hai arricchito i miei giorni a Hogwarts più di quanto potessi immaginare. Grazie. Credo che la nostra amicizia sia tra le più importanti che ho. Meno male. Grazie per la visita. È sempre un piacere vederti. Di nulla.